Quanto guadagnano i medici che lavorano nelle dipendenze dell'ex ASL Salerno 3? La risposta alla domanda è arrivata dall'azienda sanitaria locale che qualche giorno fa ha pubblicato l'elenco dettagliato di tutti i medici in servizio con lo stipendio e le varie indennità che ognuno di essi ha percepito nel 2009. Gli importi delle retribuzioni sono tutti al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. Dalla lettura delle tabelle viene fuori che nello scorso anno i medici in servizio erano 713, ripartiti tra 8 distretti sanitari, un dipartimento di prevenzione, 5 presidi ospedalieri e la sede centrale dell'ASL. La spesa complessiva ammonta a poco più di 152 milioni di euro. Il 90% dei 713 medici parte da uno stipendio base di 41.968 euro. A questi soldi si aggiungono via via varie indennità e la voce maggiormente incisiva è quella degli straordinari che nella maggior parte dei casi fanno almeno quadruplicare lo stipendio, ma ci sono anche situazioni in cui lo stipendio è quasi decuplicato. Volendo stilare una classifica degli stipendi, il paperone tra i medici risulta essere Domenico Pompeo, responsabile del reparto di radiologia dell'ospedale di Sapri, che nel 2009 ha percepito 364.000 euro. Chi ha invece guadagnato meno, 7.500 euro, è Giuseppe Di Rienzo, in servizio presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Nel Vallo di Diano invece complessivamente i medici in servizio sono circa 180. Tra questi nel 2009 lo stipendio più alto è stato quello di Luigi De Angelis con 234.558 euro. Ammonta a 144.361 euro lo stipendio del direttore sanitario dell'ospedale di Polla, Nunzio Antonio Babbino. Nel distretto sanitario di Sala Consilina sono tre gli stipendi al di sopra dei 100.000 euro. Roberto Giulio con 130.723 euro, Luigi Macchia con 105.606 euro e Nicola Cestaro con 104.318 euro. Tra i dipendenti del distretto di Sala Consilina c'è anche il sindaco Gaetano Ferrari che nel 2009 ha percepito 81.167 euro. Nel distretto sanitario di Polla invece c'è un solo medico che ha sfondato il tetto dei 100.000 euro ed è Antonio Mautone che lo scorso anno ha guadagnato 119.845 euro. Gli altri medici che prestano servizio presso l'ASL e che allo stesso tempo fanno parte di amministrazioni comunali sono Antonio Calandriello, capogruppo di maggioranza Sassano con uno stipendio di 142.000 euro. Antonio Ciro Pessolano, consigliere comunale ad Atena Lucana, nel 2009 ha guadagnato 106.000 euro. Enrico Cannatelli, vice sindaco di Atena Lucana, invece ha percepito nello scorso anno 18.000 euro.